Fine primo tempo Chile-Manchester City, siamo qui con Pacifico, cosa ne pensi di questo primo tempo? Ma è una partita abbastanza combattuta, cioè noi abbiamo attaccato e regolarmente loro segnano. Cosa? Era anche a mio, quindi giustamente, al debutto, sai. Cosa pensi debba fare la squadra per portare di nuovo il risultato in parità e vincere la partita? Bella domanda questa, penso che deve continuare a giocare come prima. Va benissimo, grazie mille, in bocca al lupo. Fine primo tempo Chile-Manchester City, siamo qui con Pinto, cosa ne pensi di questo primo tempo? È una partita molto combattuta, loro sono buoni avversari, fortunatamente stiamo vincendo 3-1, 4-1. Sì, 3-1, primo tempo, cosa pensi bisogna fare per tenere il ritmo alto e continuare così? Devo continuare come abbiamo fatto il primo tempo. Va benissimo, grazie mille, in bocca al lupo per il secondo tempo. Fine partita Chile-Manchester City, siamo qui con Caliendo e Serio, i migliori in campo di questa partita. Partiamo da Caliendo, una partita molto combattuta, infatti finita in parità sul 3-3, come l'hai vista? Beh, diciamo, come hai detto tu, è stata una partita abbastanza combattuta, le due squadre ovviamente hanno dato il massimo. Diciamo che potevamo vincere, è stato l'episodio del rigore corretto da parte mia, appunto questo rigore che diciamo, ha decretato il pareggio, ma diciamo poteva andare meglio. Comunque complimenti anche alla squadra avversaria, veramente un'ottima formazione. Ecco, cosa si poteva fare secondo te per magari portare il risultato a casa? Dobbiamo essere più cinici sotto porta, abbiamo avuto molte azioni da gol, io in primis ne ho sbagliate alcune, quindi potevamo fare meglio, ma tutto sommato un pareggio giusto. Senti, a chi vuoi dedicare con le prestazioni? No, non lo dedico a nessuno, anzi lo dedico alla graduatoria dell'università in cui sono entrato, quindi una festa dedicata a questo. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo. Bocca al lupo. Hola. Ciao caro. Siamo adesso con Serio, come abbiamo detto già prima, una partita molto combattuta. Ecco, secondo te cosa si poteva fare per portare la vittoria a casa? È stata una partita molto combattuta e per vincere dovevamo giocare meglio, perché non abbiamo fatto girare palla, o meglio la facevamo girare solo indietro, non abbiamo affondato. Il nostro attaccante Omaggio non ha toccato quasi un pallone, non è stato servito in nessun modo. Ovviamente possiamo dire.